La protesta di genitori e insegnanti della scuola primaria Rodari a causa di cosa? Di una riorganizzazione paventata, perché ancora non è effettuata, della rete scolastica che il comune stava studiando e che prevederebbe la nascita di un istituto comprensivo formato appunto dalla Rodari e dalla scuola secondaria di primo grado Bertola. Questa ipotesi, diciamo, quindi accorpamento Rodari che sono elementari, Bertola che sono le medie, assolutamente è stato preso con un spirito battagliero negativo da parte dei genitori, degli insegnanti, in particolare proprio dalle scuole Rodari. Ci avevano inviato una lettera ai genitori, c'erano i genitori e gli insegnanti, ci avevano spiegato quali erano le ragioni anche del loro dissenso, ragioni che immagino abbiano poi fatto sapere anche all'assessore che ieri sera ha incontrato, adesso ci facciamo raccontare tutto da lui, poi rappresentanti di queste realtà, ed è emerso forse anche una valutazione ulteriore. Buongiorno, assessore. Buongiorno, ma più che altro spirito costruttivo, Eh perché è beh, ma stata una questo lui bella ci fa serata. piacere. Esatto. Allora, diciamo Esattamente. che tutte le loro perplessità gliele avevano fatte sapere via mezzo lettera, ma in realtà immagino anche con degli incontri e delle sollecitazioni che sono arrivate sia dai genitori che dagli insegnanti. Che cosa avete valutato ieri sera, o meglio, da assessore con i suoi dirigenti scolastici, ma dirigente del comune, che cosa avete valutato? Ma intanto buongiorno, ieri sera Buongiorno. ci siamo incontrati appunto alle scuole Rodari, eravamo anche 100 persone, quindi un pubblico nutrito che ha portato un atteggiamento costruttivo, perché le Rodari, come le altre 28 scuole elementari che abbiamo nel nostro comune, vivono una vita territoriale didattica molto vivace e fortissima. Noi come comune abbiamo portato circa 2 mesi fa alcune proposte legate ad accorpamenti, dove il tema principale era anche lo stato di salute di una scuola media che è Bertola. Abbiamo avanzato un paio di proposte, nessuna di queste era definitiva, ma erano discorsi in itinere che stavamo portando una valutazione che dal febbraio scorso ha visto tutti i dirigenti e l'assessorato nella discussione di alcune modifiche della rete scolastica, quindi un lavoro che aveva anche circa 9 mesi di lavoro e studio. Dall'altro anche un ragionamento col provveditorato stesso. Quando abbiamo avanzato questa proposta c'è stato anche da parte dei Rodari, non direi critiche, alcune segnalazioni, perché poi le Rodari è vero che hanno molti bambini che vanno ad iscriversi nel passaggio delle scuole medie alle Bertola, ma anche alle Marvelli, sono anche scuole, quelle del sesto circolo, che non solo danno risposta territoriale, ma siccome si affacciano sulla zona di Via Rodriguez, quindi la zona RDS Stadium, dà anche risposta ai tanti lavoratori che lì tutti i giorni vanno a lavorare, lasciano i figli. Sono una realtà, per esempio, che è simile a quella della Calcutta. Quindi ieri abbiamo avuto questo confronto, abbiamo chiarito qual è stato il percorso. Noi in sede di conferenza provinciale abbiamo congelato per un anno queste operazioni per due motivazioni. La prima, per un ulteriore passaggio, anche perché sta passando in regione una proposta di istituti comprensivi che vanno dai 1.000 ai 1.300 studenti. Faccio conto che a Rimini abbiamo già attualmente istituti scolastici che hanno superato abbondantemente i 1.700 alunni, quindi dobbiamo anche verificare questi numeri con questa nuova norma. Dall'altra, noi abbiamo anche un possibile cambiamento di alcuni dirigenti, quindi non sarebbe correttissimo avere nuove figure dirigenziali o ex novo che escono dal concorso per presidi o figure che arrivano da fuori Rimini. Lei conosce benissimo il tema delle reggenze, che a Rimini è molto Eh spiccato, già. e fargli trovare appunto istituti comprensivi dove abbiamo circa 1.800 studenti e confrontarsi anche con 3.600 genitori. Quindi diciamo che la situazione al momento è in stand-by, in attesa di una serie di Questo è il verifiche. primo controllo, quindi a livello regionale su questa proposta, diceva una seconda motivazione per il congelamento? Sì, la seconda è che, come detto, avendo alcuni dirigenti che sono alla fine del contratto con gli attuali istituti, e quindi vanno anche visti, secondo loro, anche ragionando con loro, alcune collocazioni che si potrebbero aprire, un conto è attivare un percorso nuovo con persone che già conoscono bene quelle realtà, rispetto che delle persone ex novo, che comporterebbe anche una fatica di lettura, di rapporti. E per noi il tema anche dei dirigenti è fondamentale. Io sono una Beh, persona che ritiene
che l'elemento umano è superiore al sistema. Mi sembra di capire, Assessore, che insomma, viste le valutazioni, credo forse anche, io avevo letto la lettera insomma firmata dagli insegnanti, dai genitori, ci fossero anche degli elementi di contenuto, non era solo la solita protesta fine a se stessa, ma c'erano anche delle valutazioni di tipo didattico, educativo, insomma mi pare anche in questo anno, adesso si congela per un anno per fare ulteriori valutazioni, siano state colte anche alcune riflessioni portate avanti insomma da quel gruppo che aveva visto tra l'altro coesi genitori e insegnanti. Beh, certamente, guardate che i nostri figli passano 205 giorni l'anno ogni anno a scuola, è molto più il tempo che passano a scuola che a casa loro e quei professori rispetto ai loro genitori, è naturale, e ovviamente da parte dei genitori c'è una fiducia enorme nella parte didattica, quindi questa coesione che lei giustamente ha segnalato nasce da un lavoro quotidiano che per mille giorni si verifica nel percorso dalla prima alla quinta elementare. Quindi è naturale, noi abbiamo letto tutte le mail, io ho risposto al 90% di queste persone, trovando anche che l'aspetto didattico è superiore a un tema di ragioneria, di numeri, di comprensione. Ma infatti anche perché alle volte insomma magari alcune valutazioni vengono fatte a tavolino, mi permetta di dirlo, ma non con questo volendo in nessun modo portare problematiche, in realtà poi portate sulla concretezza bisogna anche eventualmente o cambiare idea o comunque, come diceva lei, ha detto insomma congelare per verificare ulteriori possibilità.